Dopo un mese e più ritorno in Talking Pib, ma non per colpa mia, signori. È stata colpa di Alessandro Cocco che non ha fatto le domande. Ci ha messo un mese e io l'ho aspettato. Quindi scriviamo hashtag Coccomacello di Man. E lui capirà. Sigla! Il cane da guardia come sempre. Che ne pensi di Sami Zayn campione? Non ti rispondo nemmeno, cane. È peggio Cessi o Ilaria la boss? No, Cessi, molto peggio Cessi. Preferisci John Moxley in AEW o Dean Ambrose in WWE? Ma Dean Ambrose a me piaceva, anche se preferisco lui in CZW, quindi meglio così. Quanto ti ha pagato Danny Ivan Paladino per comparire nel suo video ritorno 2 anni fa quando facesti la pedigree su Cheng? Veramente mi ha costretto Cheng, però va bene così, dai, va bene così. Jericho is great, secondo te qual è un possibile finale per la serie di casa Live di Issues? Quella serie non c'ha un finale, non finirà mai quella serie. De così, che Dio ogni volta devo leggere col traduttore. Pensi che Pozzo potrebbe ribellarsi al nuovo decreto come è accaduto a Napoli, Roma, Catania, eccetera? Ma da noi il decreto non è in vigore perché noi siamo uno stato a parte, quindi a noi non si cambia niente. E se fossi stato lì, ti vedo bene protestare. Io dove c'è da far casino ci vado. Cioè, mi sarei anche divertito. 2. Cosa ne pensi del fatto che la rivolta di Napoli abbia fatto il tour del mondo? Ah, sono cazzi loro, che ti devo dire così? Marco Parodi, sitcom preferita oltre a Big Bang Theory e La vita secondo Jim? Io ti dico i Jefferson. Perché fanno ridere anche loro, ma fa ridere un bel po'. Monte Kinghera, come vi siete conosciuti tu e Cheng? Ah, eravamo appena Billy e niente. Ci siamo visti in un gruppo di amici, non mi ricordo esattamente com'è andata. E all'inizio lui pensava che io fossi una persona brava e molto calma, invece dopo si è rilevato tutto il contrario. Domanda 2. Come vi era venuta l'idea di fare un canale YouTube insieme quel giorno? Ma perché guardavamo entrambi il wrestling, cioè l'idea è stata sua, principalmente. Ha chiesto se gli davo una mano, ho detto va bene. Poi dopo, dai, è iniziata a calare la WWE, e allora ho detto vaffanculo, non. Cioè, dai, per carità, fa pena. Saresti così gentile da mostrarti le tue mutande preferite? Ma no, ma dici, ma che cazzo? A parte che le mie sono tutte nere di mutande, cioè sono tutte uguali, tutte nere. 2. Preferisci SpongeBob o quei cartoni animati che fanno su Rai Yo-Yo? Dico SpongeBob, però vorrei fare una gran citazione a un cartone stupendo chiamato Pocoyo. Che grande ignoranza che era quel cartone. Hai mai pensato di andare in giro con una pistola vera in stile Ryo Saeba? Ma sì, ma lo farò sicuramente poi in futuro. Che ne pensi di 2K Battleground? Che secondo me è un arcade, però più di 20 euro non si può spendere, se costa un casino. Cioè, come gioco ci sta, è divertente, eccetera, ma più di 20 euro non vale. The Ale Toons Show! Personaggio di Dragon Ball più potente è perché è proprio Krillin. Allora, io rimango dell'idea che Dragon Ball finisce con GT, punto. Quindi più potente, posso dire Gogeta di quarto livello o al massimo, Broly Super Saiyan leggendario, che quello secondo me, Dio, po', quanto era forte. Ecco Cheng, potresti fare un tutorial su come avere tutto? Ci vorrebbe la partecipazione di un certo Angel del canale dei The Riddle, ma anche lui è andato a finire male. Hai mai pensato di comprare un bellissimo tappetino persiano Keyshion? Veramente no! Per ora che me l'hai messo in mente potrei farci un pensierino. Si potrebbero avere più interviste ai giocatori della serie di PES? Guarda, io ne faccio una ogni fine di stagione, oppure metti caso perdiamo nelle coppe, così si potrebbe anche fare, da vedere, dai. Tony Mortadella, che ne pensi di Dragon Ball Super? Ecco, l'ho detto prima, se. Oddio, ci sta, perché ci sta, però non è. Se però GT lo batte di brutto, ma di brutto di brutto, anche perché Dragon Ball Super l'hanno fatto proprio per raccattare soldi. Happy Farming Day Channel, cosa ne pensi di Sasha?
Ma secondo me Sasha è una grandissima, sarà presente anche la sua fine in PAEW Queen of the Kitchen. E poi la cosa che amo di Sasha è che ha una fronte dove si può giocare a calcetto stile Oli e Benji. Over top of the channel! Facciamo crescere Penelope così distruggeremo la torre Eiffel, scrive. Domanda 1, che ne pensi del meme del figlio che prova a parlare con il padre? Allora, quello originale, cioè quello originale, quello con quel mostriciattolo, cos'è, lo scarafaggio alla fine, è divertente, è spettacolare. Ma quello con Dizios e con il cane di Oboff fa troppo ridere, quello che ho fatto io. Domanda 2, ti farei crescere la barba alla Lemmy? Io ti sto provando, ma non mi cresce ai lati della faccia, anche i baffi crescono poco, è un bel casino. Domanda 3. Che ne pensi degli uomini che si fingono donne per fregarti? Ma che schifo, ma no, per carità! Final question, se tu fossi un personaggio unanime, cosa faresti? Sono indeciso se fare come Kenshiro, Onizuka o Kira. Kira è molto più, cioè nel senso, con Kira è molto più semplice, però con Kenshiro dai, boh. E poi si ti odia l'ignoranza pura. Andrea Caruso, cosa più orribile che tu abbia mai fatto? Scrivere dei commenti sotto dei canali di gente che si crede esperta di wrestling. Boom! E arrivati al macello di Man, Alessandro Cocco. Qual è la curva più pericolosa per un pilota di MotoGP? La Quercia o il curvone? Ma io ti dico il curvone perché poi se ti prende un attacco di sonno è finito, vai dritto contro i pali, sfasci tutto, è un casino. Valeriana è finita. Ha finito di montare le luci per la festa, ma ancora gli mancano due o tre fare. Poi per la Pozzo Pazzo Estate 2018 siamo a posto. Carisi avrà capito che la doveva spazzare. Lui ha spazzato il malleolo direttamente. Dio po'. Ti ha portato il curriculum al Conad e non me l'ha detto. Dio po', lo facevo entrare io. Ogni tanto sento ancora sotto il naso l'odore del Golden Parrot. Capita. Sì, Cocco, a me capita spesso anche perché fra Golden Parrot, Jack Dreamer e Black Crow, che sono tutte quelle robe schifose da quei whisky schifosi così, cioè, ma do che schifo. Bene, finisce qui il Talking Pip numero 24, grazie a tutti come sempre, ricordate di scrivere hashtag Cocco Macello di Man e noi ci vediamo alla prossima e come sempre, rock and roll.